qualcuno se l'è presa con l'Italia dei Valori perché si è messo in coalizione e non ha fatto lo splendido isolamento, come pure qui ci sono alcune liste che vanno da soli come candidato contro l'uno e contro l'altro. Attenzione, attenzione. È bellissimo andare da soli contro tutti durante le competizioni elettorali fino al 29 di marzo. Ma voi pensate per un attimo solo, una formazione politica come l'Italia dei Valori, che è il secondo partito della coalizione, che se sta o non sta nella coalizione determina se vince o perde il centro-sinistra e vince o perde il centro-destra. Immaginatevi in queste 13 regioni che noi andavamo da soli e ci comportavamo egoisticamente solo pensando a noi stessi. Avevamo da dire agli OSA, a destra come a sinistra, perché come vi avevo detto prima, non è che a sinistra sono rose e fiori, sono rose e fiori, cioè gli spinoni della Madonna. Allora, in un'ottica di questo genere, noi andavamo da Dio a prendercela da una parte e dall'altra, fino al 29, ma dal 1 aprile e per 5 anni, vuol dire mettere 13 governatori del centro-destra a fianco a Berlusconi che sta al governo centrale. Vuol dire mettere i podestà in altre regioni, vuol dire affidare ad una classe politica che si fa gli affari suoi per altri 5 anni. Qui, in Campania, voleva dire qualcosa di più, affidarlo al grande Casalesi. Questo è peggio ancora. Questo è peggio ancora. Ecco la responsabilità che deve avere un partito. Ecco la responsabilità che devono avere anche gli elettori. Anche gli elettori. Capisco che a volte viene voglia di non andare a votare, capisco che a volte viene voglia di andare a votare contro tutto e tutti. Però il voto è l'unica arma democratica che abbiamo in momenti difficili. Allora il voto utile è fondamentale. Il voto utile a chi però? Ai cittadini, non a sé. Perché al partito e a noi era utile andare da soli. Ai cittadini, alla democrazia, al futuro del paese, a una speranza di fermare questa deriva antidemocratica. È utile che facciamo squadra, con un gesto di responsabilità e di umiltà. Questa è la nuova Italia dei Valori. Un'Italia dei Valori che dopo aver cercato di aprire gli occhi all'opinione pubblica, sta cercando di costruire un'alternativa per dare una speranza all'opinione pubblica. Aprire gli occhi. Perché? Perché, ripeto, nel 94 molti cittadini avevano visto, d'altronde Vanna Marchi aveva tanti clienti, Don Nascimento ci andavano tanti, cioè uno che ti fa il gioco delle tre carte, ci ho visto mai. Ma chi come me lo conosceva sul piano personale, imprenditoriale, giudiziario, dell'informazione, io che lo conoscevo avevo il dovere di costruire una formazione politica che avvertisse i cittadini di questo grave disagio che gli andavamo incontro. Oggi sentiamo un dovere ulteriore, quello di costruire e ricostruire un'alleanza. Un'alleanza che abbiamo costruito creando un sistema, diciamo così, bipolare innanzitutto tra noi e il Partito Democratico, aperta alle altre forze politiche che ci vogliono stare. Quel che noi chiediamo è non l'esclusione di questo o di quella sigla di partito, ma di questa o di quella persona con la sua storia personale, perché per noi sono i curriculum che fanno la storia. Noi abbiamo candidato, come vedete, persone a cui non abbiamo chiesto solo il certificato elettorale, abbiamo chiesto anche il certificato penale. E prima di candidarli abbiamo mandato tutti i loro curriculum antimafia per avere la certificazione antimafia, e meno male che l'abbiamo fatta, che in un paio assunto l'abbiamo voluto mandare via. Quindi, perché poi il partito, quando è un partito in crescita, quando è un partito bello, è come una bella signorina, tutti insomma la tosse, quindi bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti. E allora noi che siamo signorine per bene abbiamo deciso di avere un rapporto molto chiaro con i nostri partner e anche con i nostri candidati e dire: signori miei, qui bisogna che vi conosciamo. Poi può capitare, per la politica può capitare che qualche mela marcia lo trova, ma l'impegno che io prendo, che noi abbiamo preso, che possiamo prendere serenamente, è che se troviamo una mela marcia nel cesto, buttiamo fuori la mela marcia, non lo portiamo in Parlamento. Può capitare, ma la mela marcia va fuori dal cesto. Rapporti poco trasparenti, non si deve fare carriera politica su questo. Ecco perché noi quindi abbiamo fatto questo impegno anche di rinnovamento di classe dirigente, proprio per mandare un messaggio anche qui in Emilia Romagna, perché anche qui in Emilia Romagna ci sono persone che sono nati politici e vogliono politici. Forse è il caso che un turnover, ci sia bisogno anche di questo,
perché alcune volte siete ricordati, avete visto che a 18 anni avevate certe persone che dovete ricordare di venire proposte ancora adesso e magari ci avete i capelli bianchi. Allora forse è il caso che si votano un po' di persone che, abbiano, che hanno faccia nuova e quant'altro. Vi invito quindi ad andare anche, non solo a votare, ma a votare tenendo conto quando si va a votare del voto utile in questo momento e nell'ambito della coalizione anche del voto di qualità, questo voto che noi abbiamo cercato di individuare individuando persone di cui magari non si conoscono avventure sui giornali, ma che sono persone che vengono da voi come voi, che hanno deciso a un certo punto della loro vita, poco o tante che hanno già fatto di vita, di mettersi a disposizione della collettività. E mi avvio quindi alla conclusione del mio intervento. Il mio intervento mira proprio a questo impegno rinnovato dell'Italia dei Valori. L'Italia dei Valori è una formazione politica che ormai è nella storia dei partiti italiani ed è una formazione politica, una di quelle poche formazioni politiche che è nata da sola, non è nata per scomposizione e ricomposizione di altri partiti. Sono tutte persone che prima non facevano politica e che adesso si ritrovano a fare politica. Ciò vuol dire che i cittadini possono essere protagonisti di se stessi, protagonisti del loro futuro, protagonisti di un rinnovato impegno verso la politica anche per ridare credibilità adesso. Noi crediamo che in questo momento tutte le nostre forze devono essere dirette a far sapere che cosa sta succedendo a Roma. A Roma ci sta un governo che ormai si è chiuso nel proprio bunker, che è al crepuscolo, che non vede altro che odio e non è accecato altro che alla sistemazione dei suoi affari e alla lotta dei suoi nemici, che non si occupa assolutamente della collettività, che non ha alcuna cognizione di cosa gli sta succedendo intorno. Ieri il Ministro dell'Economia ha detto che l'Italia sta meglio degli altri paesi, che l'economia sta bene e che abbiamo il 2010 era un 2010 rosso e prospero, e che chi fa sciopero e si lamenta è solo il solito comunista, è il solito oppositore, è il solito eversore, è il solito dipietrista, è il solito giustizialista. Io credo che se fossimo che se tutti questi soliti di cui parlano loro si mettono insieme, siamo la maggioranza degli italiani e possiamo andare a casa. Grazie.